Dura circa un'ora e mezza il secondo consiglio comunale dell'Eravitto. Ad inizio di seduta mancano molti consiglieri comunali. L'opposizione se ne accorge e prova a chiedere il numero legale. Partono le telefonate e i consiglieri si materializzano. Si fa tutto in fretta nella scelta delle commissioni consiliari. Si nominano i 7 membri per ognuna delle 4 commissioni. Per la prima commissione bilancio entrano per la maggioranza Focarelli, Lofano, Mancini, Giampiero e Cantatore Valerio. Per l'opposizione Colella Matteo, Scagliusi e Brescia. Nella seconda commissione cultura siederanno Laro, Cantatore, Focarelli e Lomelo per la maggioranza, Scagliusi, Colella Matteo e Brescia per l'opposizione. Nella terza commissione Igiene e Sanità vengono eletti Lofano, Focarelli, Mancini, Giampiero e Maiellaro per la maggioranza, Brescia, Colella Matteo e Lamannadino per l'opposizione. Infine nella commissione Urbanistica vengono eletti Lomelo, Focarelli, Facciola e Maiellaro per la maggioranza, Colella Matteo, Lamannadino e Brescia per l'opposizione. Nelle prime sedute delle commissioni eleggeranno i rispettivi presidenti. Per scelta ma anche per opportunità, uomini come Bovino o Salvatore Colella non vengono nominati in alcuna commissione, ma essendo capogruppo possono partecipare a tutte. Qualche spunto lo offrono le interrogazioni. Il consigliere Scagliusi denuncia di essere stato minacciato e offeso per strada sulla storia dei Gozzi a Portocavallo. Esercita un ruolo istituzionale, afferma l'avvocato PDL, e lei, sindaco, deve smentire di aver detto alla gente di rivolgersi a me e Dino Lamanna su questa storia. Vitto smentisce e offre solidarietà al consigliere. Poi, come se non bastasse, Scagliusi ne presenta altre 3 di interrogazioni, tutte scritte e tutte a richiesta di risposta scritta. Il capogruppo assessore e consigliere di API, Salvatore Colella, vorrebbe rispondere, ma Scagliusi gli dice di no e pretende la risposta scritta, se non altro perché le interrogazioni sono rivolte al sindaco. Perde la pazienza Colella e grida che noi abbiamo dato una pulita al paese che voi avete insozzato, un po' fuori luogo per chi siede da oltre 30 anni su quei banchi. Gestione allegra del presidente del consiglio che consente applausi dal pubblico e non riesce a fermare Focarelli, che non ha interrogazioni da presentare ma solo dibattere su tutto. Scagliusi lo fa notare, pretende l'intervento del presidente e poi tutta l'opposizione abbandona l'aula. Infine Lomelo chiede la cittadinanza onoraria a Checco Salone per il contributo che ha dato a Polignano. Da non considerare le fantasie di chi chiede un altro porto da 200 posti barca per i Gozzi e chi interroga il sindaco sulle piante esotiche di via San Vito, senza considerare che a 2 passi da lì c'è amianto, cemento e palizzate sulla costa.